L'olio di oliva, la cui origine risale a circa 6.000 anni fa, è un elemento prezioso per tutte le grandi civiltà antiche, babilonesi, fenici, micenei, egizi. La cultura greca, che usa l'olio come alimento, medicina e cosmetico, arriva a definirlo, nelle parole del poeta Omero, come oro liquido. In epoca romana, invece, con la nascita del cristianesimo, l'albero di ulivo diventa il simbolo della nuova religione. La coltivazione millenaria, tipicamente mediterranea per ragioni climatiche, trova in Italia e soprattutto in Toscana l'ambiente ideale per una produzione di straordinaria qualità, l'olio extravergine di oliva della provincia di Firenze. In base alla normativa europea, l'olio extravergine di oliva deve essere prodotto unicamente con procedimenti meccanici e risultare privo di difetti all'assaggio. Dal 1998 in Toscana è attivo il marchio IGP Olio Extravergine di Oliva Toscano, a cui successivamente si è aggiunto il marchio DOP Chianti Classico. La denominazione IGP Toscano, come dice la parola, racchiude tutta la regione toscana, quindi tutto il territorio della regione toscana. Da un po' di tempo, da un anno a questa parte, il consorzio ha voluto anche valorizzare le indicazioni geografiche aggiuntive come previste dal nostro disciplinare, in questo caso quella delle colline di Firenze. È una denominazione importante, una sottozona una denominazione importante, perché nell'immaginario collettivo, quando si parla di olio toscano, viene subito in mente Firenze. DOP del Chianti Classico è una denominazione nata un po' di anni fa che protegge le produzioni di olio di questa parte del cuore centrale della Toscana, la zona del Chianti Classico. Come tutte le denominazioni, ha un disciplinare di produzione molto rigido, il rispetto delle leggi e della denominazione, ma anche per la garanzia che il prodotto deve avere da sul mercato. Durante il periodo di maturazione le olive presentano colorazioni diverse, dal verde giallo fino al viola scuro. Fattore determinante per la qualità dell'olio, la raccolta viene effettuata in base all'annata tra fine ottobre e inizio novembre, quando il frutto non è ancora troppo maturo. Se in passato questo lavoro era svolto per lo più manualmente, con rastrelli o pertiche di legno, oggi si predilige l'uso di agevolatori meccanici. Entro 48 ore dalla raccolta le olive vengono portate al frantoio per il proseguimento del ciclo produttivo. La vecchia macina in pietra andava a rompere le olive e ad impastarle. Oggigiorno abbiamo i frangitori che rompono le olive e le gramole che impastano. Questo impasto di olive, che è compreso tra nocciolo, buccia, olio e acqua di vegetazione, viene impastato e le piccole gocce di olio si arricchiscono di tutte le caratteristiche organolettiche e vanno a creare delle gocce più grandi. Queste passano alla fase di separazione. La macchina è il decanter e è la macchina dove si divide la parte solida dalla parte liquida. Questa parte liquida viene presa nuovamente e portata al separatore finale, che è una centrifuga verticale, andrà a dividere l'olio dall'acqua di vegetazione. La famosa frase estratto a freddo vuol dire che tutto il procedimento deve avvenire sotto i 27 gradi di temperatura. Dal 1997 la Camera di Commercio di Firenze, in collaborazione con la divisione Laboratorio Chimico Merceologico della propria azienda speciale Metropoli, effettua una selezione qualitativa aperta a tutte le aziende agricole del territorio fiorentino che producono olio extravergine di oliva. I campioni vengono sottoposti agli esami chimici e sensoriali previsti per legge, così da controllare quei valori, come l'acidità e il fruttato, indispensabili per stabilire se un olio è extravergine di oliva oppure no. Tutte gli oli che vengono presentati e che non presentano difettosità e inoltre presentano caratteristiche di qualità per l'annata di produzione possono essere selezionati e quindi essere presenti nel catalogo selezione provinciale degli oli extravergini di oliva di Firenze. L'obiettivo di questa selezione è quello principalmente di effettuare e fare cultura dell'olio extravergine di oliva nel nostro territorio e all'estero e aprire nuovi canali commerciali per le aziende del territorio. Si definisce olio extravergine d'oliva l'olio ottenuto tramite la prima spremitura di olive e il risultato che ne deriva deve avere un'acidità espressa in acido oleico inferiore allo 0,8%. Se degustiamo una fetta di pane con dell'olio extravergine d'oliva possiamo apprezzare un sapore particolarmente pungente, anche se gradevole.
Questo sapore pungente non è altro che un pizzico di salute in più. Infatti è dovuto da una sostanza detta olio cantale. Questa sostanza ha delle capacità antinfiammatorie simili all'ibuprofene. Inoltre l'olio extravergine d'oliva ha notevole capacità antiossidante, date dalle sostanze polifenoliche. Quindi alla fine di questo possiamo capire come l'olio extravergine d'oliva sia importante sia per le sue qualità antinfiammatorie, sia per le sue capacità di prevenire l'invecchiamento della pelle e di combattere anche i tumori. Questo è un piatto di soprassata chianina con un'insalatina croccante. A far da contrapposizione a tutta questa delicatezza abbiamo fatto una salsa con un olio di oliva frantoiana molto molto gustosa. Qui invece abbiamo la minestra di verdure, poi qui abbiamo un filettino di maiale con una crema di fagioli e dei funghi porcini. Gli ingredienti di questo piatto sono tipicamente toscani, soprattutto per quanto riguarda i fagioli cannellini, il filetto di maiale cinto di cinta senese, dei funghi porcini, poi mettiamo uno spicchio d'aglio e olio extravergine d'oliva ovviamente già subito dall'inizio, due foglie di salvia, sale e pepe, quanto basta. Quando abbiamo infarinato bene il filetto lo posiamo sull'olio già caldo e lo facciamo colorire, diciamo così, deve arrivare a un bel colore nocciola. A quel punto lì metteremo i funghi, lo sfumiamo appena appena con un po' di vino bianco in modo che deglassi la padella e facciamo un piccolo cerchio di questa passata di fagioli bianchi, di cannellini, e appoggiamo sopra dei pezzettini di pane per dargli la parte croccante, il filetto e i funghi. E la cosa più importante per dare la grande identità al piatto, a crudo un bel rigone d'olio che si senta bene di extravergine d'oliva.